Mi chiamo Caterina e sono di Orvieto. Il mio ex marito è un narcisista bipolare e ha cercato di mettermi contro i miei figli. E questa è la mia storia. Accominciamo. Ho conosciuto il mio ex marito in un periodo molto particolare della mia vita, in cui mio padre si ammalò di una rara malattia. E mi aggrappai a lui con tutte le mie forze perché cercavo di trovare un po' di spiraglio di luce, un conforto, un affetto. Purtroppo mio padre venne a mancare e nel contempo mia madre si ammalò di Alzheimer. Io per non perderlo faccio di tutto per convincerlo a venire a casa mia. Dopo un po' lui porta anche sua madre che era schizofrenica. Lui, dopo che ci siamo sposati, e ho insistito io per sposarmi, e ad oggi credo che non fosse amore, non sapeva chi gestire, perché lui poco dopo andò in depressione. Ero persa. Tra mia madre, sua madre e lui. Non sapevo come fare. Quindi decisi di lavorare e mi aprì una sartoria. Lui aveva un negozio proprio di fronte a me. Purtroppo però in quel negozio lui faceva tanti guai. Tutto quello che guadagnavo lui lo spendeva. Nel frattempo abbiamo avuto 3 figli. Lui mi protestava assegni, mi faceva arrivare delle multe. E la cosa ancora più grave è che lui prese il vizio delle macchinette, un gioco d'azzardo. E mi ricordo quante sere in macchina con i miei figli ad aspettare che lui finisse di giocare a quelle macchinette per ritirarci a casa. Scene che i miei figli non avrebbero mai dovuto vedere. Ogni volta che tentavo di lasciarlo, le sue parole erano sempre le stesse. Se lo fai, faccio un brutto gesto. E lo diceva davanti a me e ai miei figli. E i miei figli mi guardavano con quello sguardo implorandomi di non farlo. E per questo sono andata avanti tanti anni. Ero nauseata. Ogni volta che lui mi cercava nell'intimità, mi andavo a lavare velocemente per togliermi quell'odore d'addosso. Ma per i miei figli facevo anche questo. Mi sentivo usata. Facevo finta che il mio corpo non mi apparteneva. E per una donna, chi è donna, lo sa che significa. Inventavo mille scuse, mille mal di testa. Le mie cose me le facevo durare 15 giorni, ma niente. A volte mi toccava e pensavo, vabbè, tanto finisce presto. E così poco. Cosa è niente? Ma non ero cosa è niente. Perché per me ogni volta stare con lui era una violenza. Non lo volevo disubbidire, non lo volevo far arrabbiare. Anche perché lui aveva messo il vizio del gioco, il vizio di bere. In quei momenti poteva essere molto violento e avevo paura di qualsiasi reazione. Contro di me, contro i miei figli, ma soprattutto contro se stesso. Così mi iscrivo a un social per svagarmi un po'. E mi iscrive il mio primo fidanzato. Iniziamo a sentirci, a vederci. Lui che era ossessionato da me, il mio ex marito, scopre tutto. Del resto io non sono stata mai molto brava a nascondere le cose. All'inizio tenta di negare, ma poi non negai più. Così dissi che volevo lasciarlo perché non ce la facevo più. Lui a tutt'oggi minaccia continuamente i suoi figli. Gli compra la macchina, ma se fai salire tua madre te la tolgo. Alla mia figlia più grande. Questo non lo devi mettere, questo lo devi mettere. E addirittura è riuscito a mettermi contro mia figlia più piccola, che praticamente quando viene a casa nostra viene per sondare, per sentire, per riportargli tutto al padre. Ma non è colpa di mia figlia. Io sono stata con lui, lo so che significa, il lavaggio del cervello che gli ha fatto. E mia figlia non vuole stare più con me. È piccola, non capisce. Vorrei tutelarla.
Ma al momento lei può decidere ancora con chi stare. Con amore, spero che più si faccia grande e più riesca a fargli capire che io sono la sua mamma e che più di me nessuno la vuole bene. Purtroppo lui è cattivo. Lui non sta bene. Lui tende a far sentire in colpa le persone, farle sentire sbagliate. Le vuole tenere in pugno con la pietà, facendogli credere che lui farà un gesto estremo. Intanto però, ogni giorno le spegne dentro. Ho trovato quest'uomo che è un uomo eccezionale, che ci vuole bene, che piano piano sta ricucendo tutte le mie ferite. Faccio questo videomessaggio per dire tante volte nei momenti in cui siamo più fragili, nei momenti in cui abbiamo più bisogno, di non attaccarci alle persone come se fossero ancore. L'unica ancora della nostra vita siamo noi. Molto spesso quando siamo fragili e vulnerabili, non siamo lucidi nel pensare e nel capire le persone che ci sono di fronte. Quindi possiamo commettere degli sbagli, come ho fatto io. E l'unica cosa di cui mi pento nella mia vita è di aver fatto avere ai miei figli un padre del genere. Ma purtroppo indietro non si torna. E quindi sto cercando di rimediare con il presente ciò che ho sbagliato nel passato. Spero che la mia storia possa essere utile a tante donne che si trovano in un momento difficile, che cercano aiuto e conforto nelle persone estranee. Cercate conforto nelle persone amiche, nelle persone che vi vogliono bene, che vi conoscono. Perché l'amore non può arrivare quando siete a pezzi. L'amore ha bisogno di un cuore sano. Solo così sarete in grado di donare e donarvi. Buona vita. Questa storia fa parte del mio format creato il 1° giugno 2023, che si chiama Eroine Invisibili, dove ogni protagonista, al contempo sono quasi 150 storie, hanno scelto di rivelare la propria storia a me e di dare a me l'esclusiva soltanto di poterla raccontare, cambiando come di legge per tutelare la loro propria privacy, il loro nome e la loro città, ma mantenendo reali i fatti e accadimenti avvenuti. Buona vita.